Svem confidi unico e commissario alla ricostruzione. Il credito non sarà più il problema. Ecco la fideiussione che sblocca i cantieri. Una polizza fideiussoria che permette di sostenere i proprietari degli edifici dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici 2016-17. In questo modo potranno essere richieste in anticipo risorse per coprire le spese ammesse a contributo per gli interventi da effettuare. L'importante operazione è stata presentata nella Sala Raffaello della Regione Marche dal presidente della Svem, Andrea Santori, dal senatore commissario alla ricostruzione Guido Castelli e infine dal direttore del Confidi Unico Paolo Mariani. 2016 rappresenta il più grande cantiere d'Europa, circa 28 miliardi di valore. Le imprese sono moltissime, quelle che si stanno cimentando, anche con una certa soddisfazione, visto che nel 2023 abbiamo finalmente raggiunto quel cambio di passo che tutti attendevano, 1 miliardo e 300 milioni di liquidazioni fatte in favore delle imprese. Tutto ciò vuol dire che però, visto che parliamo di impresa, è necessario e primario anche un atteggiamento verso il credito che dobbiamo come struttura commissariale curare con attenzione. Noi abbiamo proposto infatti, proprio per far fronte a quelle che sono le difficoltà delle liquidità in capo alle imprese, di dare a ciascuna impresa che si mette a lavorare sul terremoto un'anticipazione del 30%. Prima ancora di iniziare diamo liquidità. È chiaro che noi chiediamo polizze fideiussorie che non è semplice ottenere e rilasciare. Allora, grazie anche al rapporto con Unico, un Confidi che si sta veramente affermando in tutta l'area del cratere, non solo nelle nostre Marche, abbiamo sviluppato una modifica a quelle che sono le caratteristiche della polizza. Una polizza quindi che renderà possibile un accesso maggiore, più diffuso e più semplice a tutte le imprese, specie del territorio, ma non solo, che vogliono cimentarsi con la sfida del più grande cantiere d'Europa.